In attesa del big match di questa sera tra Milan e Napoli, parliamo di cardinali, di futuro societario. Abbiamo parlato nelle scorse settimane del fondo PIF interessato al Milan, abbiamo parlato del candidato numero uno per la panchina rossonera Antonio Conte, ora parliamo di Gerry Cardinale, perché il presidente, il numero uno di Red Bird, sta giocando col fuoco per molteplici fattori. In questo video ne parleremo principalmente di uno, ma faremo e daremo anche spunto alle prossime riflessioni che faremo insieme nei prossimi giorni. Iniziamo questo video con una frase, la frase di Vujadin Boskov, allenatore che conosciamo tutti, allenatore di calcio, calciatore jugoslavo, centrocampista che ha fatto la storia anche con le sue frasi, che disse: squadra che vince non si cambia. Una frase vera, una frase che però non ha trovato riscontro con la visione manageriale internazionale di Gerry Cardinale. Gerry Cardinale che dopo il primo anno in cui ha mantenuto Paolo Maldini, anche se i rapporti tra i due erano molto freddi, confermato specialmente dall'ex dirigente rossonero, dall'ex campione rossonero, Cardinale ha voluto cambiare, ha voluto dare vita a una rivoluzione manageriale sportiva, in qualche modo spazzando un po' il lavoro portato avanti da Paolo Maldini e precedentemente impostato dal fondo Elliott. Perché questo? Oggi l'abbiamo visto tutti a ennesimo gol, oggi bellissimo gol di De Ketelaere, e molti tifosi mi hanno scritto questa sera su Instagram dicendo: eccolo lì il rimpianto di Ketelaere, sta sbocciando il talento belga. Chiaramente l'anno scorso la prestazione di Charles è stata veramente deludente. Ogni volta che è stato chiamato in causa il giocatore sembrava spaesato, sembrava intimorito, sembrava non avere quella personalità per giocare a San Siro. Però Paolo Maldini, che ha conosciuto il ragazzo, che ne apprezzava le qualità, come aveva già accennato per Rafa Leao prima, per Theo Hernandez, per tutta la prima campagna acquisti condotta dall'ex direttore rossonero, direttore tecnico rossonero, aveva pronosticato un periodo di adattamento per De Ketelaere come per Leao, e un successivo anno di sbocciatura, un giocatore che doveva maturare, che doveva crescere, che doveva ambientarsi nel difficile campionato italiano. Ed ecco qui ancora una volta un ennesimo rimpianto rossonero, perché Charles De Ketelaere poteva essere un elemento importante per la tre quarti rossonera. E quindi perché Red Bird sta giocando e in qualche modo sta rischiando grosso? Sta rischiando grosso perché il Van der Loan, il prestito che il fondo Elliott gli ha concesso, fra un anno scade, perché è importante fin da subito trovare degli acquirenti che possano iniettare capitale e liquidità proprio per liquidare definitivamente Elliott, perché il Milan quest'anno ha come grande unico obiettivo ora l'Europa League, ma se dovesse fallire anche l'Europa League, speriamo di no, si ritroverebbe senza obiettivi da qui al termine della stagione, con, spero, la qualificazione in Champions League. E quindi l'unica magra soluzione di Cardinale sarebbe lo stadio, però lo stadio dove c'è stato il rogito, dove il Milan ha acquisito i terreni, è ancora in stand-by, ancora ci sono passi in avanti importanti, ma non c'è ancora l'ufficialità, e fin tanto che non ci sarà l'ufficialità in questo paese, in questo contesto politico, con questa burocrazia farraginosa, diventa anche difficile essere ottimisti. E quindi attenzione, perché Cardinale sta giocando col fuoco, staremo sicuramente a vedere. Quello che ha sorpreso un po' tutti e sorprende ancora oggi è come Cardinale, che guida un club in maniera sostenibile, in maniera autonoma, perché non ha mai investito più di tanto nel Milan, e ha fatto in qualche modo leva su quelli che sono stati gli introiti commerciali importanti, grazie anche alle scelte di Paolo Maldini della scorsa stagione a Champions. Ha fatto una campagna acquisti importante grazie alla maxi cessione di Tonali, portato al Milan a un prezzo davvero di saldo da parte di Maldini, e quindi sta beneficiando in questo momento ancora delle scelte del direttore tecnico rossonero. E quindi staremo sicuramente a vedere cosa farà il numero uno di Red Bird, che è una persona sicuramente molto scaltra, molto, molto sveglia, capace,
capace perché nel suo ambito, in ambito finanziario, ha dimostrato di essere lungimirante. Spero di sbagliarmi, spero che nel Milan possa fare sicuramente molto bene, anche perché il ruolo di Elliott, ed ecco perché sta giocando col fuoco, è un ruolo sottovalutato da tanti, sottovalutato perché fin tanto che Redbird non risarcirà questo Vanderloan a Elliott, Elliott comanda nel Milan, tant'è che c'è Furlani e Scaroni che sono scelti, uomini scelti da Elliott, nel CDA siedono persone di Elliott e quindi non mi stupirei se ci dovesse essere un'altra ennesima rivoluzione da qui al termine della stagione. Quindi staremo sicuramente a vedere, sono settimane, mesi caldi, saranno mesi caldi perché il futuro societario è tutt'altro che definito. Vedremo cosa succederà. E questo incide e non poco sulle prestazioni. E in questo senso, Stefano Pioli, nonostante gli infortuni, nonostante tanto, sta comunque tenendo compatto l'ambiente ed è sicuramente un fattore positivo, un fattore da sottolineare. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi temi e come sempre, cliccate like, iscrivetevi al canale YouTube di Rubrica Rossonera.